Senatore Giarrusso, buongiorno, il presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a lei, che cosa le ne pare questo annuncio di Renzi contro i dipendenti pubblici che truffano? Buongiorno, a me pare l'ennesima bufala di Renzi e glielo dico per esperienza diretta personale in quanto avvocato amministrativista. Le norme per licenziare i dipendenti pubblici esistono già da molti anni. Quella che non esiste è la volontà di chi dovrebbe applicarle di licenziarle. Io personalmente, e per questo le dico, parlo per esperienza diretta, ho seguito direttamente, professionalmente, il licenziamento di 5 dipendenti pubblici, tutti andati a buon fine. Quindi il caro Renzi utilizza semplicemente un annuncio per farsi bello, i soliti spot che sono assolutamente inconcludenti e anzi confondono le acque. Il vero problema, ripeto, è la volontà politica di chi governa gli enti, in particolare gli enti locali, di applicare le norme. A questo riguardo io chiederei a Renzi se nella sua attività di amministratore locale, come sindaco e come presidente della provincia, abbia mai licenziato qualcuno. A me non risulta, quindi noi abbiamo quindi un caso ancora di menzogne e di annunci soltanto per colpire l'opinione pubblica. Allora, intanto in questi giorni, in attesa del decreto del governo, insomma, che chiarisca i criteri per il rimborso ai risparmiatori truffati, si fa ancora più intricata la vicenda. Proprio il quotidiano di Bechis, Libero, ha dato conto di rapporti tra il padre della Boschi, no? Che è stato per, mi pare, 8 mesi vicepresidente della banca, e nomi di faccendieri italiani molto noti alle cronache. Vado subito da Giarrusso, che si lamentava, e non voglio che si lamenti, perché se lo abbiamo invitato vogliamo sentire ovviamente le sue considerazioni, per chiedergli allora che cosa pensa di questi sviluppi sul caso Banca Etruria, e se, come scriveva quel telespettatore, Renzi fa annunci di altro tipo per distrarre appunto da questa vicenda delle banche, che insomma è una brutta gatta da pelare per il governo. Giarrusso. Ma senza dubbio la campagna mediatica lanciata dal PD contro di noi è servita a distogliere l'attenzione da un problema enorme che loro hanno con Banca Etruria, che sta emergendo. Ricordiamoci che i rapporti che stanno venendo fuori non sono con semplici faccendieri, ma stiamo parlando di massoni, di piduisti, gente legata alle trame più oscure della nostra storia. Io dico, e lo dico da tempo, che noi abbiamo un problema di massoni al governo che dobbiamo chiarire al più presto. Questa vicenda di Banca Etruria, che nasce in un contesto di massoneria, che ricordiamo Banca Etruria è la banca dove Gelli aveva il conto corrente della P2, dove si versavano le quote, dove si facevano operazioni, è una situazione intorno a cui i massoni hanno ruotato, hanno operato e sono intervenuti anche nel tentativo ultimo di salvare. Ricordiamo che senza l'intervento, adesso si scopre, di Banca Italia, uno dei vertici di Banca Etruria sarebbero stati indicati da Flavio Carboni. Ora stiamo parlando veramente della notte della Repubblica. Qua in molti devono dare spiegazioni. Questo sembra un governo di figli di massoni a questo punto, se non massoni essi stessi. Quindi è una questione grave che noi solleveremo anche in Commissione Antimafia, perché quando si parla di frodi carosello, di cui è accusato uno dei massoni intervenuti e che sarebbe stato consultato dai padri di Boschi e Renzi per la questione di Banca Etruria, si tratta di organizzazioni complesse, organizzazioni criminali che riciclano il denaro, dietro cui potrebbero esserci capitali di provenienza addirittura mafiosa. Quindi noi dobbiamo assolutamente intervenire per rendere chiari questi rapporti. Approfitto dell'occasione anche per chiedere al collega Mirabelli, che siede in Commissione Antimafia, se lui stesso non sia un massone. Sicuramente penso che non lo sia, però se lo dice davanti a tutti i cittadini, noi siamo tutti più tranquilli. Allora, scusi, scusi.